saluto da Ivan di Pacodigit. Quello che proviamo oggi è il Huawei Sonic 8650, un telefono di fascia economica. Viene venduto infatti in confezione Vodafone a 129 euro. Vi anticipo subito le conclusioni finali di questa prova. Trovo che questo telefono sia entusiasmante, veramente considerando il rapporto qualità-prezzo. Veramente delle prestazioni interessanti a un prezzo contenutissimo. Vediamolo un attimo. Parte frontale del telefono con display da 3,5 pollici, risoluzione 320x480, naturalmente un display capacitivo a 262.000 colori. Parte frontale con capsula auricolare per le telefonate. Abbiamo il sensore di prossimità. Nella parte bassa i consueti quattro tasti di Android con tasto di ricerca, tasto di ritorno, tasto menu e il tasto home. Nella parte destra del telefono non troviamo nulla. Nella parte inferiore presa micro USB e microfono. Nella parte sinistra abbiamo bilanciere per il controllo del volume. Parte superiore con tasto di accensione jack da 3,5 mm. Nella parte posteriore abbiamo foto videocamera da 3,2 megapixel priva di autofocus e di flash LED. Fotocamera che permette di eseguire anche video in risoluzione VGA. Dico immediatamente che il reparto multimediale di questo telefono funziona in maniera più che sufficiente in buone condizioni di luce. Ha naturalmente un calo evidentissimo di prestazioni quando la luce viene meno. Altoparlante di sistema collocato nella parte posteriore del telefono. Sotto a questo cover gommato molto gradevole al tatto e che aiuta molto nel grip del telefono, abbiamo una batteria da 1400 mAh, lo spazio per la nostra scheda SIM e naturalmente uno slot per la scheda di memoria. Diciamo subito che il telefono si muove sulla piattaforma Android 2.3.5 Gingerbread, una piattaforma quindi discretamente aggiornata che funziona molto molto bene su questo telefono. La parte hardware è ad appannaggio di un processore da 600 MHz con 256 MB di memoria RAM e 512 MB di memoria RAM, che come dicevo prima sono espandibili con una scheda micro SD. Vediamo qualche caratteristica peculiare del telefono. La parte estetica, come si può vedere, è un telefono con delle forme leggermente tondeggianti, con gli angoli molto smussati, ma molto piacevole da impugnare, molto comodo, veramente una forma molto ergonomica. Le dimensioni non sono neanche eccessive di questo telefono. Stiamo parlando di 116 mm di altezza, 60 di larghezza, 11,9 di spessore, con 120 grammi di peso. Quindi un telefono molto compatto nelle sue dimensioni e molto facile da portare in giro. Vediamo subito l'interfaccia. Come si può vedere, è un'interfaccia con questo cubo che ruota su se stesso. Non ne sono sicuro al 100%, ma mi pare che il programma utilizzato sia l'SPB Shell, un programma molto ben fatto che esiste da alcuni anni, lo si poteva già utilizzare nelle ultime versioni di Windows Mobile, un programma caratterizzato da questo cubo che ruota su se stesso, le cui facce sono abbondantemente personalizzabili con widget, collegamenti, tutto ciò che ci passa per la testa. Huawei ha personalizzato anche la grafica del messaggio, è stato anche personalizzato tutta la grafica relativa ai programmi presenti nelle tre pagine del menu che scorrono da destra verso sinistra. Sono presenti anche questi due tasti sulla base, uno ci riporterà verso la home, l'altro invece ci permetterà di muovere le icone a nostro piacimento all'interno del pannello. Vediamo la parte telefonica. Parte telefonica che devo dire è una di quelle due cose che mi ha maggiormente colpito nell'utilizzo di questo telefono.
Il volume del padiglione auricolare è molto molto buono. La qualità della fonia forse non è eccellente, ma è assolutamente valida. Veramente interessante le capacità di trasmissione e di ricezione del segnale. Un telefono con cui si può fare lunghe telefonate senza nessun tipo di problema, si viene ben ascoltati dal nostro interlocutore e noi sentiremo sempre bene la persona con cui stiamo parlando. Ogni tanto nei telefoni di ultima generazione ci si dimentica un po' di questo aspetto, che i telefoni dovrebbero in teoria nascere con la funzione di telefonare. L'interfaccia è la consueta interfaccia a 9 tasti di Android con queste 4 pagine. Qui comandiamo il telefono, poi abbiamo il registro delle chiamate fatte, ricevute e perse, lista contatti e lista dei preferiti. Visto che siamo in tema di trasmissione radio, devo dire che la trasmissione dati prevede HSDPA a 7,2 Mbps, non c'è il supporto HSUPA. Visto che parliamo di dati, entriamo anche un attimo nel nostro browser, che adesso probabilmente stava caricando la nostra pagina. Vediamo se riusciamo a fargliela ricaricare. È un pochino lenta oggi la situazione perché stiamo cambiando il nostro server e caricare la nostra pagina non è velocissimo oggi. Comunque, per fortuna l'ha caricata. Come si può vedere, e come già detto in molte altre situazioni, la versione attuale del browser di Android non prevede la modalità desktop di default, quindi verrà caricata la pagina mobile. Nel nostro caso possiamo fare lo switch sulla versione desktop e quindi potremo vedere la nostra pagina nella sua interezza. Parlando di browser, devo sottolineare che è la seconda fonte di grandi soddisfazioni. Un browser veramente ottimizzato, ma non penso che sia solo il browser. Penso che Huawei abbia lavorato molto bene sulla versione stock del sistema operativo. Cioè, questa release mi sembra girare tutta molto velocemente, a prescindere dalle caratteristiche hardware del telefono. È tutto piuttosto reattivo, considerando che abbiamo a che fare con un processore a 600 MHz, non ci sono impuntamenti, non ci sono riavvii. E il browser è veramente una fonte di sorpresa. Navigare in internet con questo telefono è veramente veramente bello. La pagina viene caricata velocemente, formattata velocemente, il pinch to zoom è praticamente esente da qualsiasi tipo di incertezza. Non c'è il supporto al flash player in versione full perché questa piattaforma hardware in teoria non la supporta. Però detto questo, la navigazione internet è veramente, veramente molto, molto gratificante su questo telefono. Vediamo molto, molto rapidamente qualche altra funzione. Andiamo a vedere il nostro menu. Come dicevo prima, menu che è disposto su pagine che scorrono da sinistra a destra e viceversa. Ci sono caricati naturalmente tutti i principali programmi. Soprattutto tutti quelli che fanno riferimento al pacchetto Google, quindi partendo dalla casella di posta elettronica Gmail, navigatore, la ricerca di Google, tutto quel pacchetto di programmi che Google ha inserito nel suo sistema operativo. Presente un gestore file, programma la cui presenza accolgo sempre con entusiasmo nei telefoni, naturalmente il calendario di default, la possibilità di gestire le mail con un programma precaricato anch'esso sul telefono, orologio e meteo per le nostre previsioni del tempo, naturalmente abbiamo YouTube, il nostro market, ricerca vocale, una versione Documents to Go Lite che permette la visualizzazione di documenti, non l'editing, galleria con pieno supporto al pinch to zoom. Bene, non resta molto altro da dire secondo me su questo telefono, se non ribadire il fatto che a questi livelli di prezzi, secondo il mio giudizio, è difficilissimo trovare qualcosa di meglio. Un display da 3 pollici e mezzo, quindi con delle dimensioni anche un filo più ampie rispetto alla media
di questa fascia di prezzo. Un display capacitivo molto sensibile e molto ben funzionante. Buona la parte telefonica, forse ancora meglio la navigazione internet. Telefono anche piuttosto ben costruito, nei materiali, gradevole da trasportare. Esiste anche una versione con la copertina posteriore bianca. È un telefono che davvero, davvero mi sento di consigliare a chiunque voglia entrare nel mondo Android con un investimento di quattrini ridotto. Vi ringrazio per l'attenzione e un saluto da Ivan.